Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera, prima di iniziare l'argomento della mia chiacchierata, do un avviso che mi sembra quasi di essere obbligato a darlo, un'informazione. È uscito per la casa editrice Shalom un libro con questo titolo, Don Amort a Radio Maria. Mi sembra giusto che io lo renda noto dal momento che qui c'è proprio Don Amort a Radio Maria. Sono 20 anni che c'è Don Amort a Radio Maria e mi dicono anche che l'ascolto è molto alto, per cui ringrazio voi che date credito anche a questa trasmissione, che pure ha un argomento particolare, ma di interesse molto generale, molto generale. Ecco, non pretendo che siate venuti sempre alle mie trasmissioni da 20 anni ad oggi. In questo libro, veramente, con un gran lavoro, sono riusciti a fare una sintesi dei miei 20 anni di trasmissione, per cui lo segnalo. È intitolato Don Amort a Radio Maria, edizione Shalom, è di quasi 500 pagine ed ha il prezzo, veramente, prezzo direi regalo, di 8 euro. Grazie. Vengo all'argomento di questa sera. L'ho intitolato Gli esorcisti credono nel diavolo. Può sembrare un titolo provocatorio, ma chi c'è dentro? E per le cose che dirò questa sera vedrete che non è affatto un titolo provocatorio, ma è un titolo che ha una realtà profonda. Ho fatto pratica ormai, ho parlato in tutte le televisioni europee e anche in molte televisioni di altri continenti. Ho avuto tante interviste sui giornali, eccetera. Quindi mi sono fatto un po' una cultura generale e ho visto che in generale l'Italia è forse la nazione oggi che ha più esorcisti, ne ha ancora pochi, insufficienti, però rispetto alle altre nazioni è ancora all'avanguardia. Qui presento stasera un aspetto della situazione francese, ricalcando un articolo pubblicato su Vita Pastorale, perché anche se mi si assicura che la situazione francese sta migliorando, vedete, non ce l'ho con la Francia. Prendo ad esempio la Francia perché sulla Francia ho una documentazione che non ho sulle altre nazioni, compresa l'Italia. Però una documentazione che rispecchia una mentalità generale, per cui non vale purtroppo solo per la Francia, ma vale un po' dappertutto. Quali sono le difficoltà che incontriamo? Ecco perché è un problema di Chiesa, non è un problema né soltanto francese né italiano, è un problema di Chiesa, un problema di tutti. In Francia avevo scoperto che c'era un pregio particolare che fin dal 1977 venivano fatti raduni degli esorcisti promossi dalla stessa conferenza episcopale. Guardate, era proprio sotto questo aspetto una nazione d'avanguardia. Qui in Italia io ho fondato l'Associazione degli Esorcisti nel 91. In Francia, dal 1977, si radunavano. Però, mentre in principio le cose andavano abbastanza bene, le cose sono cambiate radicalmente dall'84, quando a Parigi l'esorcista che c'era, padre Gerland, fu sostituito da padre Gautier, uno che non ha mai fatto esorcisti e che credeva solo nella psichiatria. Purtroppo poi
alla segreteria e quindi come factotum di questo gruppo di esorcisti francesi era stato nominato padre Isidoro Frock, esorcista di Rennes, noto per il suo ministero presso un ospedale psichiatrico. Mi dicono che è un sant'uomo e io non critico assolutamente la sua persona, critico fortemente le sue idee, ma molto fortemente, che lui ha sparso, ha seminato in mezzo agli esorcisti francesi di cui è il segretario, veramente idee pessime e che purtroppo si rispecchiano anche nelle altre nazioni, anche qui in Italia. Notate che c'è da dubitare, e ve lo dimostrerò, non solo è uno che non ha mai fatto esorcismi, ma c'è da dubitare anche sul piano dell'esegesi evangelica se lui crede nel Vangelo, perché segue le idee di un padre, Émile Morin, che nell'84 in punto scriveva che all'epoca di Cristo si ponevano sullo stesso piano malattie, peccato, demonio, e che Gesù si è adattato alla mentalità dei suoi contemporanei, per cui i Vangeli non descrivono i fatti secondo la realtà di come sono accaduto, ma secondo questo padre, che pure purtroppo è stato molto seguito anche in Italia e dappertutto, i Vangeli descrivono i fatti secondo la sensibilità culturale del tempo. Guardate, padre Frock ha avuto molta cura dei nuovi esorcisti, istruendoli in modo che nessuno di loro faccia mai esorcisti, come lui non ne ha mai fatti. Ad esempio, mi sono informato, grazie a qualche amico esorcista francese, ce n'erano tre molto bravi che venivano, partecipavano ai miei convegni e di esorcisti, e mi hanno informato che per esempio in Bretagna c'era un unico esorcista che faceva esorcismi, un certo padre Giovanni, monaco cistercense di Timedac, che gode un grande autorità, per cui aveva la capacità, la forza di opporsi a padre Frock, e mi sono informato di come stava, che come, e pensate, un esorcista che riceve 6 persone al giorno, aveva, quando mi hanno dato le informazioni, aveva già prenotazioni per 3 mesi e una lunga lista di attesa. Sugli esorcismi francesi mi è stato detto con chiarezza, sono un centinaio, forse adesso le cose saranno migliorate, non so, ma sono soltanto 5 quelli che fanno esorcismi, gli altri, 95, seguono le idee di Father Frock, che gode la piena fiducia dei vescovi, è sempre scelto a parlare alla televisione, dove dice chiaramente di non avere mai fatto esorcismi. E non è tutto qui. Alle assemblee degli esorcisti francesi chi è che chiama, chi invita i relatori? È padre Frock, il segretario, invita psichiatri e psicologi, quasi esclusivamente, per cui il problema viene riportato sul piano psicologico, psichiatrico, sociologico. Mi sono state mandate per vari anni le relazioni di questi convegni annuali che venivano fatti al principio dell'anno, in gennaio, e invano uno trovava la citazione di un esorcismo riuscito, un insegnamento sui metodi da seguire nell'amministrare gli esorcisti, ma che non se ne parlava mai di esorcismi. Io ho avuto casi di persone che mi sono state addirittura indirizzate da psichiatri, guardate la contraddizione, al contrario di quanto fanno gli esorcisti al seguito di padre Frock, che si preoccupano solo di mandare la gente dagli psichiatri, solo di questo. Aggiungo un altro fatto significativo,
proprio che dal momento che parlano e dettano legge alle loro assemblee soltanto psichiatri e psicologi, avviene che gli esorcisti si convincono che esistono solo mali di carattere psichico, che non esistono persone da esorcizzare. E a questo modo si arriva anche a negare, e ve lo dirò, lo documenterò adesso, questa sera, a negare l'esistenza del demonio. Si arriva a questo. Ma guardate quanto sono addirittura gli esorcisti a negare l'esistenza del demonio. Ma voi capite in quale buco, in quale spiazzamento ci si trova. Io mi baso anche molto su un libro, ecco perché ho detto riguardo alla Francia sono documentato, di Padre Isidoro Frock, intitolato Esorcisti, chi sono e cosa fanno? È tradotto in italiano, edizione PM, un libro che è stato scritto per impulso dell'Episcopato francese, che ha esortato Isidoro Frock a scrivere questo libro. Ed è un libro in cui proprio non c'è niente da imparare. Oh, vi dico subito le osservazioni principali. È un libro che tutti potete acquistare, eh? Esorcisti chi sono, cosa fanno, edizione PM, la stessa casa editrice dell'ultimo mio libro, L'ultimo esorcista. Vi limito le osservazioni principali. Non viene mai descritto un esorcismo. Mai in questo libro intitolato Gli esorcisti chi sono e cosa fanno non si parla mai di esorcismi. Sono cose da non farsi e che non meritano neppure che se ne parli. Qual è allora la missione di un esorcista? Pagina 186. Accoglienza, ascolto dei bisogni altrui. Oppure pagina 135. Accogliere e ascoltare. Pagina 142. Cosa fanno gli esorcisti? Accoglienza, compassione, cammino spirituale. A pagina 159 gli esorcisti invitano alla preghiera e ad aver fede in qualcuno, con la maiuscola, speriamo che si capisca che è Dio. Poi a pagina 170 lo scopo dell'esorcista è educare alla fede e alla preghiera. Guardate, è molto giusto questo, eh? Oh, noi esorcisti educhiamo alla fede e alla preghiera, altro che, però non solo questo. Ancora, gli esorcisti si dedicano ad accogliere, a compatire, a consigliare. Per questo servono gli esorcisti. Pagina 185. Gli esorcisti servono per accogliere, compatire, consigliare. Ma guardate, è una cosa pazzesca, detto da chi guida gli esorcisti, da chi educa gli esorcisti. Mai detto che riscontrando nelle condizioni un esorcista ha il compito di fare esorcismo. No, tanto si tratta solo di malattie psichiche. Capisco che lui, essendo stato per tanti anni cappellano presso un manicomio, che capisce di queste cose. Però, guardate, sono errori che purtroppo circolano. I Vangeli sono considerati concezioni dell'epoca, fattori culturali. Queste cose sono affermate a pagina 62 e a pagina 132. Sono non fatti storici, reali, sono concezioni dell'epoca, fattori culturali. Quindi non si è mai trattato di liberazione dal demonio, ma di racconti fatti secondo la mentalità dei contemporanei di Gesù, pagina 133. Mai liberazione dal demonio ha fatto Gesù. E insiste a pagina 135, Gesù opera secondo le usanze e la cultura del tempo.
potrei continuare su queste citazioni che sono in contrasto con la Bibbia, con la tradizione, come con chiarezza si è espresso il documento Vaticano Fede Cristiana e Demonologia del 26 giugno del 75, ove messa in luce la grande importanza delle liberazioni del demonio operate da Cristo. Il contrasto è evidentissimo. In suo aiuto, padre Prof, scusate se vi posso sembrare esagerato, ma siccome sono idee che si sono diffuse anche tra gli esorcisti di tutte le nazioni, e anche non solo tra gli esorcisti, anche tra la gente che dovrebbe insegnare il Vangelo, nel clero, si sono diffuse queste idee. Perché? Perché sono state sparse anche qui a Roma dalla Pontificia Università di Sacra Scrittura al Biblico, per cui ho incontrato parecchi che sono andati a studiare Sacra Scrittura al Biblico e che avevano queste idee. Sono non documenti storici, Vangeli, ma scrivono secondo le concezioni dell'epoca, fattori culturali. C'è da rimanere allibiti, allibiti. Padre Frock ha citato la relazione di padre Marlè, che dietro suo invito ha tenuto agli esorcisti francesi nel 1992. C'è proprio da rimanere allibiti secondo tale relazione fatta agli esorcisti, per istruire gli esorcisti. Il diavolo non è persona, ma è una maschera, pagina 120. Satana non è un essere individuale, ma è visto da Gesù secondo le usanze del suo tempo, pagina 120. Se Satana è visto come la personificazione del male universale, poco importa. Non è una persona, è un concetto astratto, la personificazione del male universale, pagina 121. Nella Bibbia, notate, il nuovo catechismo, come spiega bene anche l'ultima frase del Padre nostro, che non hanno avuto il coraggio di correggere, i nostri che hanno corretto, anche se non è ancora entrata in uso, la frase sbagliata, non ci indurre in tentazione, è sbagliato, l'hanno corretto, hanno fatto bene, ma anche l'ultima frase, non è liberarsi dal male, spiega bene il catechismo della Chiesa Cattolica, non è il male in generale, è liberarsi dal maligno, il testo autentico, liberarsi dal maligno, ossia dalla persona di Satana. Nella Bibbia il demonio, continua questo relatore, rappresenta le forze del male, le rappresenta. E lo stesso Frock aggiunge a pagina 132, di fronte alla domanda se esiste o no il diavolo, non è sempre possibile dare una risposta precisa. Ma guardate, che queste cose le dica il capo degli esorcisti francesi, è un assurdo, però purtroppo, queste idee si sono sparse. Io una volta ho dovuto dire a uno che studiava il biblico e mi diceva di queste idee, che il Vangelo scrive secondo la mentalità dell'epoca, dico figliolo, se vuoi capire il Vangelo, non andare più al biblico, vai da tua madre e fatelo spiegare da lei. Tutte queste affermazioni sono condannate dal famoso discorso sul demonio pronunciato da Paolo VI il 15 novembre 72, in cui afferma che chi non crede all'esistenza del diavolo esce dal quadro dell'insegnamento biblico ed ecclesiastico, è fuori dal Vangelo ed è fuori dalla Chiesa. Veniamo alla conclusione, purtroppo le idee del padre Fro tentano di diffondersi, nel suo libro cerca di demolire il rituale che è tuttora in vigore, l'ha rimesso in vigore Papa Benedetto XVI, anche il vecchio rituale l'ha rimesso in vigore.
addirittura dice, ma guardate, padre Frock, a capo degli esorcisti francesi, l'esorcismo è un gesto magico. Pagina 142, 159, io d'esorcismi ne ho fatti migliaia, 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 e vi assicuro che non è un gesto magico. Altro che, se si riesce a cacciare i demoni e le influenze del demonio. Poi aggiunge i tre segni di possessione indicati dal rituale, oggi hanno perso il loro valore, a pagina 64, e invece io vi dico che hanno pieno valore parlare lingue strane, trovare oggetti sconosciuti, ecco, i tre segni del rituale, segni di presenza del demonio, sono validissimi. Poi aggiunge, pagina 76, lo spiritismo è solo un pericolo sul piano psicologico e spirituale, ma questo non sa niente di sedute spiritiche, di messe nere, non ne sa niente. E aggiunge, questo pagina 76, ma pagina 77 aggiunge, la magia è un fenomeno culturale. Ma allora sbaglia la Bibbia. E sbaglia il catechismo della Chiesa Cattolica a condannare la magia. Sbagliano, sbagliano. Ha solo ragione Frock. Mi scusi, Isidoro Frock, che ripeto, mi viene detto un santo uomo, un santo sacerdote, non ne dubito, non ce l'ho con la sua persona, ma ce l'ho con le sue idee. Perché poi, intendiamoci, c'è anche un contentino finale, che è come la ciliegina messa sulla torta. Scusate, stavolta però vi invito proprio ad ascoltarmi con un senso di umorismo, a riderci sopra. Padre Frock, bontà sua, riconosce che Gesù Cristo ha operato due esorcismi. Il primo, quell'episodio così bello, quando dopo la risurrezione sul lago di Genezaret, Gesù domanda a San Pietro per tre volte, mi ami tu? Pasci i miei agnelli, mi ami tu? Pasci le mie pecorelle, mi ami tu? Che episodio di amore. Ecco, padre Fong dice che questo è un esorcismo. Figuratevi se San Pietro era posseduto dalle voglie. Poi, questa pagina 138, ma c'è un altro che è ancora più sbalorditivo, a pagina 140, è il secondo esorcismo che secondo padre Frock ha operato Gesù. Dice che il bacio di Giuda, che per noi ignoranti è la consumazione del suo tradimento, per cui Gesù dice meglio per quell'uomo se non fosse mai nato, e anche alla fine, prima della passione, dice, padre, pregando il padre, gli hai dati a me, li ho trattenuti tutti, li ho salvati, tranne il figlio della perdizione. Il bacio di Giuda, ci dice padre Frock, è il secondo esorcismo forse mal riuscito. C'è proprio da ridere. C'è proprio da ridere, per cui conclude, pagina 86, l'opera di un esorcista del XX secolo, ossia se un esorcista vuole essere moderno, la sua opera è solo accogliere e ascoltare, niente di più. Pagina 86. Guardate, ve ne faccio una carina. La sapete già, l'ho già raccontato, ma ve la racconto ancora volentieri. Un caro amico, arcivescovo, prima a Foligno e poi a Cagliari, adesso è arcivescovo emerito, quando era ancora vescovo di Foligno, esorcizzava una ragazza. Andando in udienza da Giovanni Paolo II, gliel'ha detto e gli ha detto, santità, posso portargliela? E Giovanni Paolo II ha accettato, me la porti? E allora questo vescovo Alberti ha accompagnato questa ragazza dal Papa, nella sua cappella privata qui a Roma in Vaticano, e c'erano i soliti membri della Camera Pontificia,
E Giovanni Paolo II ha pregato, altro che, con forza, e sta ragazza si è buttata a terra, si è rotolato per terra, ha vomitato, ha detto parolacce. E allibiti quelli che circondavano il Papa, ma noi non abbiamo mai visto queste cose, le abbiamo lette solo nel Vangelo, non credevamo che avvenissero mai. Oh, Giovanni Paolo II ne ha fatti anche altri di esorcismi, ne ha fatto anche altri, e guardate, per noi esorcisti, ma sono cose che capitano, altro che, e vi devo confidare con tutta sincerità che tante volte in questi 26 anni che faccio a tempo pieno esorcismi, ho avuto sacerdoti presenti che anche dopo solo aver assistito un esorcismo mi dicevano, Don Amor, io prima ci credevo sì e no al demonio e agli esorcismi, adesso ci credo davvero, ho visto, bisogna molte volte vedere per credere, chi non ha mai visto, o chi vede solo quegli spezzoni che hanno dati alle volte in televisione, che non hanno niente a che fare con gli esorcismi, e anzi fanno vedere una cosa che non è assolutamente conforme agli esorcismi, perché fanno vedere solo scene estreme, l'esorcismo è preghiera. È preghiera per liberare dal demonio, ben fondata sulla Sacra Scrittura, sulla tradizione, altro che l'esorcista deve solo accogliere ed ascoltare. Gesù ci ha dato l'esempio, ha fatto tanti esorcismi, leggete anche solo il primo capitolo di Marco, vedete come ha fatto un esorcismo nella sinagoga e per altre due volte si parla della cacciata del demonio in quello stesso capitolo, poi tanti altri ne fa, anche gli apostoli hanno continuato a fare esorcismi, a cacciare demoni, e il Vangelo, anche gli Atti degli Apostoli distinguono sempre con la massima precisione quando si guarisce e quando si caccia il demonio. Gesù dà il potere di guarire e di cacciare i demoni, distingue sempre con tutta chiarezza. Ma perché Gesù ha combattuto Satana? San Giovanni ci dice, lo scopo per cui Gesù è venuto al mondo è stato per distruggere le opere di Satana. Per distruggere le opere di Satana, e dice poi ancora in questa sua prima lettera, tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Ma come? E Gesù ha combattuto Satana direttamente, personalmente, pensate anche solo alle tentazioni del deserto, l'ha combattuto cacciandolo via dalle persone, liberando le persone, ma tutto. La sua predicazione è una lotta contro Satana, perché Satana cerca di far sì che l'uomo pensi solo alla terra, carriera, soldi, piaceri, vizi, e Gesù invece è tutto il contrario, proprio contro Satana, guardate al cielo, come se vuole l'uomo guadagnare il mondo se perde l'anima sua. Siamo fatti per il paradiso, la vita terrena ha proprio questo scopo, di farci guadagnare il paradiso. E allora San Paolo detta quelle parole così belle proprio in tempo della risurrezione di Gesù, come Cristo è risorto e sta in paradiso, pensate alle cose del cielo, non a quelle della terra. Sì, certo, bisogna anche pensare a quelle che sono le necessità terrene, ma tenendo conto di ciò che primeramente, come prima cosa è importante. L'ultima preghiera di Gesù sugli apostoli, subito prima di andare nell'orto alla preghiera del Getsemani, prega il Padre, la chiamiamo preghiera sacerdotale, è l'ultima sua preghiera sugli apostoli, Padre, ti prego, non dita, guardate, è una preghiera anche su ciascuno di noi,
su ciascuno di noi. Padre, ti prego non di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal maligno, preservarli da Satana. Guardate, su ognuno di noi Gesù prega così. Padre, ti prego non di toglierlo dal mondo, ma di preservarlo da Satana. Chiama Satana più volte principe di questo mondo. San Paolo addirittura lo chiama Dio di questo mondo. Dio di questo mondo. Guardate, se noi non abbiamo chiara la presenza e la lotta contro Satana, non ci salviamo l'anima. Perché è la lotta che abbiamo su questa terra. Fa di tutto. Le possessioni diaboliche sono, diciamo, numericamente rare. I mali malefici sono più numerosi delle possessioni diaboliche, ma nella massa delle... Quello invece che è generale, che tocca ciascuno di noi, ciascuno di voi che mi ascoltate, quello che è generale è la tentazione di Satana. Satana è il tentatore, è il tentatore. E se non siamo provvisti, se noi non siamo istruiti, istruiti, come si fa a vincere Satana? Vigilate e pregate per non cadere in tentazione. Siamo nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, tra le ultime parole pronunciate da Gesù prima di morire. Vigilate e pregate per non cadere in tentazione. Se uno non è vigilante, non fugge le occasioni, e se non prega, si cade nelle occasioni, si cade, siamo deboli, lo spirito è pronto, ancora Gesù nell'orto, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Guardate, ognuno di noi deve riconoscere il mio spirito, la buona volontà, ce la metto. San Paolo ha quelle frasi fortissime. Sento in me due leggi, la legge del bene e la legge del male, per cui non faccio il bene che vorrei fare e faccio il male che non vorrei fare. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Ecco, la grazia del Signore Gesù. Quindi fuggire le tentazioni. Voi lo vedete come si è rovinato il mondo. Molti di voi che mi ascoltate sono genitori o siete anche figlioli, quello che è, vedete com'è grande l'influenza del mondo oggi, ma tanta gente, giovani e vecchi, che passano ore davanti a televisore, a internet. Io non ho mai guardato internet, non so neanche come è fatto. Mi dicono che a guardare Don Amoro su internet ce n'è per 2 giornate, non lo so. Oh, non lo so, non andatelo a vedere, però io penso che questi che passano ore e ore a guardare la televisione e internet non vanno a vedere il nome di Don Amor, no, no, vanno a vedere altre cose. E voi vedete come i genitori sono spaventati che i loro figlioli come incominciano dopo i 11-12 anni a avere il contatto con i compagni di scuola, diciamo il contatto col mondo, come fanno presto a deviare dagli insegnamenti che hanno avuto, l'influenza del mondo. Ecco, vigilate e pregate per non cadere in tentazione. Se noi non abbiamo chiaro questo concetto, che il demonio fa di tutto per farci cadere nel peccato e quindi dobbiamo combatterlo e pregare, e allora abbiamo la certezza di vincere. Il Signore è chiaro, dice mai permette tentazioni superiori alle nostre forze, ma bisogna usare i mezzi, e i mezzi sono i due che ci dice Gesù. Vigilate e pregate, star lontano dalle tentazioni, fuggire le occasioni e pregare per avere l'aiuto del Signore. Se non si prega, quella frase di Sant'Alfonso dei Liguori, chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna, per forza.
perché non può vincere le tentazioni senza l'aiuto del Signore. Chi non prega certamente si danna. Oh Madonna Međugorje, che insiste continuamente, pregate, 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 ormai questo pregate, pregate, pregate è quasi diventato il simbolo di Međugorje, anche se è un libro così edito anche da questa stessa editrice, Shalom, che è andato tanto e va tanto perché c'è tante preghiere, aiuta, è di aiuto. Vigilate e pregate, se non cadete, tante volte la mia materia, a dir la verità, non è la demonologia, la mia materia di studio è la mariologia. Ho scritto 5 libri sulla Madonna e sono stato tanti anni direttore del mensile mariano della Società San Paolo, Madre di Dio, e ho scritto tanti, tanti articoli. La mia materia è la mariologia, e tante volte mi hanno chiesto, Madonna Amor, anche la Madonna è stata tentata dal demonio? Che vi sembra? Io ho sempre risposto, sì, ma quando? Dalla nascita alla morte. E anche Gesù, mica è stato tentato solo quelle 3 tentazioni che ci sono riferite dai Vangeli nel deserto, anche lui dalla nascita alla morte. Finché siamo creature umane, finché viviamo in questo mondo, siamo soggetti alle tentazioni del demonio. E allora ecco che dobbiamo aprire gli occhi. E io credo, spero, che in queste trasmissioni che mi dicono tanto seguite, vi ringrazio, spero che ci siano non soltanto cose che potrebbero essere utili agli esorcisti, anche se so che tanti esorcisti mi ascoltano, ma cose che possano essere utili a tutti, perché tutti, finché siamo su questa terra, dobbiamo affrontare questo combattimento. Gesù ci dà la grazia, ci dà la forza per essere vincitori. Viva Gesù! Ecco, io termino così stasera per dare almeno una volta tanto più spazio alle vostre domande. Mi hanno criticato che do troppo poco tempo alle domande e tanti mi scrivono, ho tentato tante volte, non riesco mai ad avere la trasmissione. Ecco, e adesso mi diranno di nuovo qual è il numero di Radio Maria, sentiamo una suonatina e poi spazio per le vostre domande che sono fondamentali per completare i contenuti delle mie relazioni e di tutte le relazioni che si fanno a Radio Maria. Grazie, sia lodato Gesù Cristo. Pronto? Dica pure. Buonasera. Salve, io innanzitutto complimenti perché lei è una grande persona. Sì. Alto 1,73 m. Allora è abbastanza grande anche per tante altre cose che dice. Io nella mia vita ho avuto modo di vedere che veramente esiste il bene, esiste anche tanto il male. E volevo chiederle che come Pietro, quando ha negato di conoscere Gesù, secondo me, dovrebbe essere stato tentato da Satana per negare Gesù. Poi vabbè, Gesù l'ha perdonato perché lui era vicino a Gesù. Quindi più noi siamo vicini a Gesù, più siamo tentati. Senz'altro. Dal demonio, lei ha credo. Ragione. Certamente Pietro è stato tentato da Satana. E in che modo? Guardi, Satana è furbo. Cerca sempre i punti deboli. In quel momento lì, lui che si scaldava al fuoco, nel cortile addirittura, era in mano ai nemici, per così dire, a quelli che avevano arrestato e stavano processando Gesù, si sente assalito, Satana lo tenta puntando sulla paura. Diceva già il Manzoni, per mezzo di Don Abbondio, che alla paura non si comanda. Indubbiamente San Pietro
si è sentito spaventato, la paura di essere arrestato anche lui, ha la paura di fare la stessa fine, perché nell'orto, quando viene arrestato Gesù, tutti gli apostoli sono scappati via. Avevano paura di essere arrestati e anche dopo, stavano ben chiusi in casa, con le porte ben chiuse, per paura di venire arrestati anche loro e di fare la stessa fine, non avevano nessuna voglia di essere crocifissi. Ecco, il demonio ha tentato San Pietro prendendolo dal lato della paura, la paura di essere anche lui arrestato, di essere anche lui sottoposto a giudizio. E in quel momento non ha saputo resistere alla paura, quando viene proprio la paura, vi assicuro io che in certi momenti, guardate, anche per disgrazie naturali, io mi sentivo dire, sono modenese, e naturalmente sono stato informato delle situazioni del terremoto emiliano, e sentivo anche i miei parenti, non hanno avuto danni a Modena città, però una paura da tagliarsi col coltello, una paura invincibile per così dire. Ecco, lui preso dalla paura ha negato, non voleva negare, misconoscere Gesù, però è stato vinto dalla paura, il demonio l'ha preso sotto quel tasto lì. Vedete, il demonio ci tenta sempre guardando i nostri punti deboli, magari ci tenta attraverso la curiosità, magari cerca i nostri punti deboli, ci tenta attraverso quelli. Grazie. Pronto? Padre, io volevo domandare, volevo dire, mi è successo, io sono sposata. Parli pure forte. Sì, allora mi è successo, dico padre, di sicuro di avere a che fare con una tentazione. Io sono sposata e ho conosciuto un'altra persona e ci ho stretto un'amicizia, diciamo, non è successo niente, ma di sicuro a distanza di 3 anni mi rendo conto che questa sia stata una tentazione, no? Perché poi sono stata presa insomma anche dalla passione, eccetera, eccetera, insomma. Mi rendo conto, all'inizio sono provato un grande subbuglio interiore, una grande confusione, poi piano piano, anche attraverso la preghiera, diciamo che sono riuscita a razionalizzare. Ma a questa persona mi sono affezionata, no? Diciamo. Allora, come gestire comunque questo rapporto così di amicizia, tra virgolette, con molta prudenza, con molta vigilanza, con la preghiera, come dice lei, oppure proprio fuggire? Ecco, il vigilate e pregate vale anche quando c'è qualche assalto, qualche caduta, sempre vale. Il vigilate e pregate, perché il Signore ci perdona sempre. Noti, vorrei suggerire a lei e a quanti sono in ascolto un segreto che poi non è un segreto. La confessione è più forte degli esorcismi. Quindi quando uno si trova ad avere delle influenze malefiche è importantissima la preghiera, fondamentale, ma anche la confessione frequente, perché il demonio, notate, può solo assalire il corpo, può solo dare disturbi al corpo. La confessione lava l'anima, pulisce l'anima, è molto più forte delle influenze malefiche, per cui la continua preghiera e il continuo accostarsi ai sacramenti, la confessione, l'Eucaristia, altro che, abbiamo 1000 modi per vincere il demonio, anche quando può averci assalito senza colpa nostra, come avviene nei casi quando uno subisce un maleficio. Maleficio è far del male per mezzo del demonio, che si può essere fatto in tante forme, fattura, legatura, maledizione, malocchio, eccetera, eccetera. Uno lo subisce, quindi non è per colpa sua che può subire un'influenza malefica, ma con la preghiera, con i sacramenti, ci si libera, altro che. Ci si libera e poi se occorrono benedizioni o altro secondo la gravità
del male che si è subito. Ma io ho già avuto vari casi di persone che mi hanno confessato, che si sono liberate da sé, senza bisogno di esorcismi e di benedizioni di sacerdoti, ma coi tre mezzi indicati dal Vangelo: fede, preghiera, digiuno. Fede, preghiera, digiuno. Quando 9 apostoli ai piedi del Tabor non riescono a liberare quel ragazzo, Gesù è con Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte per la trasfigurazione. Torna giù, Gesù libera quel ragazzo e allora i 9 apostoli chiedono al Signore: ma perché noi non ci siamo riusciti a liberarlo? Guardate che molte volte liberare le persone, anche solo da un male malefico, non dico addirittura dalla possessione, ci vogliono anni di esorcismi, tanto tempo alle volte ci vuole. I santi, Gesù faceva presto una parola, bastava. Adesso noi vediamo che si fatica, altro che. Però Gesù dice: perché non ci siete riusciti? Per vostra mancanza di fede e perché certi generi di demoni si cacciano via solo con la preghiera e col digiuno. Quindi ci indica questi tre mezzi che tutti possono usare per liberare se stessi: fede, preghiera, digiuno. Grazie. Pronto? Pronto, padre Amor. Eccomi, tutto a sua disposizione. Grazie mille, io sono Angela. E guardi, mi ha dato tante di quelle risposte che quasi quasi non ho più neanche la domanda da fargli. Però volevo dirgli che io quando vado a un gruppo di preghiera che è bellissimo, sempre il tentatore mi dice di non credere, tutte quelle stupidate che dice, io dico: Gesù, fammelo andare via, padre, nel nome di Gesù, manda via questi spiriti cattivi. Non so se è giusto così oppure giustissimo. No. Giustissimo, normalmente è sufficiente invocare il nome di Gesù perché non solo scappino via le tentazioni, Gesù, scappano via, ma anche perché alle volte ci sono delle persone che addirittura vengono disturbate da delle ombre, da delle visioni. Anche in questo caso basta nominare il nome di Gesù perché le cose spariscono. Abbia tanta fiducia, nel mio nome caccerete i demoni. Che potere immenso che Gesù ha dato a tutti, anche a lei, a tutti, uomini, donne, giovani, vecchi, nel mio nome caccerete i demoni, con la forza del nome di Gesù. Grazie. Pronto? Padre Amort? Eccolo. Senta, padre, io vorrei sapere una cosa. Io sono da tanti anni che soffro d'ansia e vorrei sapere se in questo c'entra qualcosa il demonio che mi disturba in questo modo, perché come lascio la medicina io sto male. Guardi, in genere no, in genere l'ansia è un male naturale. Oh, se c'entrasse perché il demonio può anche dare dei mali naturali, intendiamoci, eh? E allora, ecco, uno si aiuta con la preghiera, con la fiducia in Dio. Specie le raccomando, lo raccomando a tutti, è tanto importante questo che vi sto per dire, la certezza di essere amati immensamente da Gesù e da Maria. Se uno ha questa certezza, ma questa certezza dà coraggio, questa certezza dà serenità, dà fiducia, Gesù mi ama immensamente. Ma come lo so? Te lo dico subito. Chi è morto per te? C'è qualcun altro che è morto per te? E dimmi, chi è che si dà da mangiare e da bere per te? C'è qualcun altro al di fuori di Gesù Eucaristico che si dà come cibo tuo, come bevanda tua? Ecco, se voi pensate al crocifisso morto per me, è morto per me, come ripeteva San Paolo, in senso personale si è dato per me, è morto per me, non solo in senso generale, per tutti, no, per me, si dà il cibo a me, altro che se mi ama. E allora se uno riflette
all'amore immenso che Gesù e Maria hanno per noi, questa è una grande fonte di serenità. Grande fonte di serenità. Poi uno può usare anche mezzi umani. A me piace cantare, per esempio, cantichi una canzonetta. Alle volte anche certi mezzi umani semplici, banali, sono utili a vincere l'ansia, a vincere tristezze, a vincere il senso di avere il mondo contro. Ecco, alle volte bastano anche dei semplici mezzi banali. Grazie. Pronto? Buonasera, padre Amort, mi chiamo Buonasera. Simona. Senta, io volevo chiederle due cose. La prima sì. È che il 2 di maggio... Una me le chiedo, sì. Se no, mentre rispondo alla prima, dimentico la seconda. Aiuterò. Con la memoria che è sparita. Dica pure. Allora, il 2 di maggio ero a Medjugorje all'apparizione. Sì. E sono rimasta molto scioccata perché pochi minuti prima che arrivasse la Madonna si sono sentite due persone con voce veramente storpiata che si dibattevano, urlavano e le loro urla si sono sentite anche fino a pochi minuti già durante l'apparizione e poi tutto è cessato. Ecco, io lì mi sono molto spaventata, ho stretto forse il rosario, ho detto Signore, tienimi con te, non permettere che qualcosa entri dentro di me. Guardi, a questa sua prima domanda rispondo subito. La Madonna proprio a Medjugorje ha detto, quando io vado in un posto, sempre con me c'è Gesù e subito accorre anche Satana. Satana va dappertutto, però non è da dire... Quando si sentono cose così, urla, può capitare anche durante preghiere di liberazione, può capitare che qualcuno cada per terra, che qualcuno urli, non c'è da pensare, è il demonio, potrebbe essere anche soltanto isterismo, emozione, potrebbe molto facilmente, ci sono anche dei motivi naturali, per cui c'è di dire Signore proteggi quella persona, basta. Tutto lì, una preghiera, una breve preghiera per quella persona, senza spaventarsi e senza pensare subito è il demonio. No, non è detto. Possono esserci anche motivi naturali di suggestione, alle volte ci sono motivi addirittura di superbia per attirare l'attenzione su di sé. Chiamiamolo una debolezza, è una debolezza, però... Ci può essere anche un motivo banale, così. Grazie. Okay. L'altra domanda. L'altra domanda è questa. I piaceri in generale che danno soddisfazione a pagamento nell'essere umano, anche il fatto di sentirsi apprezzata, desiderata, il mostrarsi per essere anche belli per apparire, che dà un senso di stima in se stessi. Tutte queste sensazioni che comunque ci portano ad un agire verso gli altri, che danno anche appagamento all'uomo, sono quindi atteggiamenti da reputare sempre sbagliati oppure sono comunque atteggiamenti che danno un appagamento di grazia? Atteggiamenti sbagliati perché ci danno un appagamento che è fumo. È fumo, è zero, è falso. E le ripeto quello che è fondamentale. La virtù base di tutte le virtù è l'umiltà. Maria nel Magnifica ha guardato l'umiltà della sua serva, il non voler apparire, il nascondimento. Gesù ci dice, imitate me che sono mite, e umile di cuore, mite e umile, non cercare l'apprezzamento del mondo, non cercare l'apprezzamento degli altri. Beh, se ci apprezzano, pensiamo pure, se è una cosa che fa loro del bene, se ho fatto qualcosa di buono che a loro può avere giovato, Signore ti ringrazio, ma senza darci importanza, perché quello che conta non è ciò che il mondo pensa di noi, è ciò che Dio
pensa di noi. E Dio ha dei gusti molto particolari. Ama gli umili, ama i poveri, ama i malati, ama coloro che soffrono. Vedete i gusti di Dio come sono diversi dai gusti del mondo. Ci ama tutti, ma ama particolarmente queste virtù, specie la virtù dell'umiltà. Se volete essere i primi, dovete farvi servi di tutti. E ci ha dato quell'esempio stupendo della lavanda dei piedi. Ma guardate, era una cosa che facevano quasi neanche gli schiavi. E lui si è così ridotto a fare un servizio da schiavo agli apostoli. Non solo, ma poi ha dato l'insegnamento. Vedete che cosa ho fatto? Voi mi chiamate maestro e dite bene, perché lo sono il vostro maestro. Se io che sono il vostro maestro vi ho lavato i piedi, vuol dire che voi dovete imitarmi e anche voi dovete lavarvi i piedi gli uno con gli altri, servire. Sono venuto non per essere servito, ma per servire. Quindi non per cercare la gloria del mondo, ma per insegnarci, è venuto per insegnarci, per dirci quali sono le vie rette da seguire, le vie buone, e non sono mai la ricerca di ciò che è ambizione, di ciò che è elogio del mondo, che può anche forse illuderci, inorgoglirci e darci una soddisfazione che è fasulla. Se uno ci elogia perché ha visto bene, Signore ti ringrazio, vuol dire che cercherò, mi elogia per qualche virtù che vedi in me, cercherò di appropriarmi di più di quella virtù, di esercitarla, ma senza darci importanza, perché noi cerchiamo la gloria di Dio. Ha presente quel grande santo che è Sant'Ignazio di Loyola, che aveva come massima, come guida della sua vita spirituale, fare tutto per la gloria di Dio, a maiorem Dei gloriam, per la gloria di Dio. Molte volte ci sono dei santi, delle persone sante, che hanno un motivo fondamentale, che è il perno della loro santificazione. Per Sant'Ignazio era questo, fare tutto per la gloria di Dio, quindi non cercava la sua gloria. Non era ambizioso finché era un ufficiale, un gran soldato a servizio della regina, ma quando ha imparato a conoscere Gesù ha capito che quella era vanità e allora si è solo speso per la gloria di Dio. Grazie. Pronto? Buonasera padre. Pronto, mi sente? Sento benissimo. Ecco, perfetto. Ascolti padre, io ho trovato delle cose a casa in questi giorni. In una mia canadese si sono formate delle macchie di sangue e la canadese era pulita, era dentro l'armadio. Ho provato a lavarla tante volte, ma queste macchie non andavano via. Allora l'ho portata da un sacerdote e questo sacerdote mi ha detto: io non ti posso fare niente, vai subito da un esorcista. E il giorno dopo io ho trovato tante cose dentro i cuscini dei miei genitori. In pratica ci sono tante macchie gialle, tante cose arancioni, tipo gomma piuma, pezzi, penso siano... Io non l'ho aperto il cuscino perché non spetta a me, delle cose tipo arancioni, cose quadrate, cose rettangolari. Cosa mi consiglia di fare, padre? Quasi. Il consiglio di andare dall'esorcista mi sembra un po' troppo affrettato. La prima cosa da fare è far benedire, chiamare un sacerdote che benedica la casa, che magari benedica anche l'armadio, dentro l'armadio, una benedizione con l'acqua benedetta, ossia prima di tutto usare i mezzi più semplici, perché poi non, potrebbero non essere cose gravi. Se invece si vedesse che legato a questi fenomeni che si vedono
di oggetti che cambiano colore, di mettiamo una tovaglia che si macchia di sangue e il sangue anche in lavatrice non va via, alle volte consiglio mettete nella lavatrice un po' di acqua benedetta, perché mi è successo alle volte che macchie che non andavano via normalmente, mettendo nella lavatrice dell'acqua benedetta, sono andate via. Ossia uno usa i mezzi, non... altro invece se uno si accorge che legato a questi segni, che possono essere soltanto segni di disturbo, legati a questi segni ci sono delle vere manifestazioni negative, malattie, mali di testa, di stomaco, cose che vanno storte invece di andare lì, allora c'è da pensare, allora questi potrebbero essere segni di un maleficio e allora sì che si ricorre all'opera dell'esorcista. Grazie. Pronto? 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 Ci hanno dato Gesù Cristo, Padre Amor. Sempre! Dunque, le volevo riferire, Padre Amor, delle cose. Dunque, volevo chiederle, noi per anni, io e la mia famiglia, eccetto mio marito, siamo stati molto, molto disturbati da presenze, secondo me, malefiche, soprattutto nelle ore del sonno. Non riuscivamo più a riposare, né io né i miei figli, ma disturbati in maniera grave, con... si era toccati, si sentivano queste presenze entrare sotto le lenzuola, addirittura uno dei miei figli è stato praticamente anche sollevato in aria mentre dormiva e abbiamo chiamato un esorcista, grazie a Dio l'abbiamo trovato. E, oltre che rimanere qui con noi a chiacchierare eccetera, ci ha poi dato questa benedizione particolare alla casa. Non è che subito le cose siano finite, hanno continuato nel tempo e noi abbiamo continuato a pregare, io soprattutto passavo tante notti a pregare perché vivevano il terrore. Come mi addormentavo cominciavano questi rumori strani nell'armadio, nel comò e poi questa presenza che si infilava sotto ed era freddissima. Mi si appoggiava proprio addosso, mi toglieva il respiro e non riuscivo neanche a dire il Padre Nostro, l'Ave Maria, niente. Era come se la mia mente avesse cancellato tutte le preghiere. Poi improvvisamente, dopo tanti anni, tutto è finito. Una bella notte, insomma, non è successo più niente e da allora non è accaduto più niente. Volevo chiederle, anche se mi volevo anche riferire... Prego? Che ci voleva una continuità di preghiera. Noti poi che quando un disturbo colpisce più membri di una famiglia, io raccomando a tutti la raccomandazione della Madonna, il rosario quotidiano, ma quando ci sono disturbi così, non solo io raccomando il rosario quotidiano, ma possibilmente detto insieme. Magari per motivi di lavoro, di studio, non sarà possibile tutti i giorni dirlo insieme. L'importante è che tutti i giorni lo si dica, anche ognuno per conto suo. Ma poi magari che ci sia, non so, al sabato sera, alla domenica sera, almeno una giornata nella settimana in cui tutta la famiglia prega insieme il rosario, sia coloro che sono disturbati, sia coloro che non sono disturbati. Poi io consiglio molto l'uso dell'acqua benedetta. Guardate, l'acqua benedetta usata con fede, se non è usata con fede non vale niente, ma usata con fede, se sentiste le parole che ci sono nella preghiera per benedire o per esorcizzare l'acqua, anche solo per benedirla. Sono parole proprio contro il demonio, contro i disturbi, sia alla casa, sia alle persone. E allora, ecco, spruzzare, per esempio, avere sul comodino, quando ci sono quei disturbi lì, una tazzina d'acqua benedetta e quando si va a letto farsi il segno della croce con l'acqua benedetta e magari benedire il proprio letto, spruzzarlo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lo può fare chiunque,
non è necessario credere con un sacerdote, però farlo sempre. La continuità, vede, ci sono certi disturbi che vanno via con rapidità, ci sono certi disturbi che vanno via, come il caso suo, molto lentamente, però si vede che lei ha perseverato a pregare, perché sono disturbi malefici e il demonio ci tenta, vuol vedere che resistenza abbiamo, se stiamo col Signore o ci stanchiamo, per esempio ci stanchiamo di pregare, no, la continuità è molto importante. La perseveranza nella preghiera. Guardi che sono mali in fondo, non tanto gravi, perché da quello che lei mi dice non sono disturbi che hanno dato altre cose più grandi di dolori, di mali, o fisici o psichici, o ecco, quindi non sono state cose molto gravi, di una certa gravità, sì. La perseveranza nella preghiera è quello che ha sconfitto questi disturbi. Grazie. Padre Amos, buonasera. L'altra volta avevo mandato una lettera. Stai sentendo? Io rispondo a tutte le lettere. Lo so, è così. Sì, il problema è questo. Molte, che... E devo dire che non purtroppo... Molte lettere vanno perdute, alle volte va perduta la lettera indirizzata a me, alle volte va perduta la lettera della mia risposta. Dica pure. Padre, io ho un problema che purtroppo porto da parecchi anni e non riesco a trovare nessuno né che mi crede né che mi crede né che mi possa aiutare. Tant'è vero, diciamo, mi sono rivolto in parecchie chiese, anche voi nell'ultima lettera mi avete consigliato che di rivolgermi a esorcisti che si stanno a Napoli, che però purtroppo, da come ho potuto vedere, sono completamente incompetenti, anche perché comunque mi mandano avanti e indietro e non mi credono. E comunque di questi esorcisti... Gli esorcisti? Esattamente, sì. Esattamente. Io dico sempre, cercate l'esorcista vicino, vicino, perché se c'è un male di carattere malefico, gli esorcimi ce ne vogliono tanti, tanti. Io ho delle persone che esorcizzo da 20 anni e tocco con mano la verità di quello che insegnava Sant'Alfonso de Liguori, che diceva con gli esorcismi non sempre si riesce a liberare interamente, sempre però si riesce a dare vantaggi. Ho delle persone che da molti anni vengono da me a farsi esorcizzare, tanto che adesso non accetto più nessuno, perché sono già pieno con quelle persone che sono già abituato a esorcizzare e vengono puntualmente. Però tutte mi dicono di aver avuto grandi vantaggi, ossia che i mali sono diminuiti, che, insomma, miglioramenti. Però notate che in genere si arriva alla totale liberazione, però ci sono dei casi in cui è molto molto lenta ad arrivare. Dica pure, l'ho interrotto. Io non sto dicendo che io devo subire un esorcismo e al primo colpo devo essere liberato, perché comunque lo so che non è possibile, è una cosa molto lenta. Questa situazione qua si era rivelata a me nel 2008, però io già avevo dei sospetti che c'erano parecchie cose che non andavano dentro di me, dentro casa mia, che non andava niente bene, scomparivano le cose, si rompevano la televisione, tutto si rompeva. Io pensavo che erano tutte coincidenze, quando all'improvviso, nell'aprile del 2008, io ho visto una presenza in casa mia, alle mie spalle, che io stavo accendendo la stufa a casa e non si accendeva. Quando mi sono girato, ho visto una presenza alle spalle mie, ho visto una persona grigia, con gli occhi rossi e con un cappuccio in testa. Quando poi la notte lui mi dice vicino a me che il suo nome è Belial, del sogno. No. Sì, sono interventi malefici, sicuramente, che si mandano via prima di tutto con tanta preghiera, con i mezzi di grazia che la Chiesa ci dà. Ad esempio, io raccomando, quando ci sono oggetti che spariscono, cose così, la benedizione alla casa,
una volta tutti i parroci andavano nel periodo, in genere nel periodo pasquale, a benedire tutte le case. Adesso un po' perché c'è pochi preti, un po' perché è aumentata la gente e in genere vanno dove vengono chiamati, se no non vanno, eccetera, fanno un po' come possono, ma quando ci sono motivi così bisogna chiamarli, che vengano a benedire casa, stanza per stanza. Quello che dicevo prima, avere sul comodino una tazzina d'acqua benedetta, farsi il segno della croce con acqua benedetta prima di mettersi a letto, non ci vuole niente, non ci vuole niente. Ecco, usare anche questi mezzi, soprattutto la preghiera, e poi se i casi sono più gravi, come mi sembra che sia nel caso suo, beh, allora si vogliono anche gli esorcismi, magari l'esorcismo alla casa. Ecco che un esorcista pratico capisce una cosa che molte volte si fa fatica a capire, se bisogna esorcizzare la persona o se bisogna esorcizzare la casa, l'ambiente. Ecco, un pratico riesce a capire, ma in genere tutti poi con la prova vedono se esorcizzando la persona non c'è nessuna reazione, nessun vantaggio, allora vuol dire che bisogna esorcizzare la casa. Uno deve vedere, alle volte bisogna esorcizzare tutte e due, sia la casa sia le persone. È importante anche notare quando uno va, mettiamo, in un periodo di ferie o in occasione di un viaggio che deve fare, che uno debba andare a dormire o in un albergo da un amico, comunque in un'altra casa, vedere se quei fenomeni succedono, gli succedono anche lì, o se invece lì non gli succedono. Se lì uno può dormire tranquillo, senza disturbi. Anche questo è significativo, perché allora vuol dire che il male è nella casa. Se invece succedono anche lì, allora il male è nella persona. Uno se li porta con sé i disturbi, e allora bisogna benedire, o almeno fare preghiere di liberazione. Io, guardate, stante la scarsità di esorcisti, io indirizzo anche ai gruppi di rinnovamento dove fanno preghiere di guarigione e liberazione. Veramente una succursale, un aiuto per gli esorcisti, sono veramente un aiuto. E mi dispiace quando mi sento dire di certi gruppi del rinnovamento dove prima si facevano preghiere di guarigione e liberazione e poi non si fanno più. Mi dispiace, perché hanno incominciato loro con grande efficacia e devono essere perseveranti. E quando parlo ai gruppi del rinnovamento, queste cose le dico chiare e pulite. Grazie. Pronto, padre Adam? Sì. Buonasera, sono Carmela da Desio. Sì. Senta, io devo raccontargli una piccola storiella, poi l'ascolto per radio. Mio figlio ha voluto le chiavi di casa mia, che ho la seconda casa. Quanti è andato anni con gli... Mio figlio ha adesso 35 anni. Sì, grande. Si è sposato, fa un anno adesso agosto che si è sposato. E comunque non era ancora sposato, ha voluto le chiavi della mia seconda casa per andare con gli amici. Quando sono andata io ad agosto, ho fatto le pulizie e tutto, ho aperto il secondo cassettino del mio comodino che ho dentro la Bibbia, ho detto ne leggo un pezzetto prima di andare a letto. Tiro la Bibbia e invece ho trovato un pacchettino, però era con della stoffa tipo nylon. Allora mi sono incuriosita, ho detto qualcuno che ha fatto il regalo a mio figlio, non lo so. L'ho aperto, non si apriva perché intorno c'era la carta igienica. Giro, tolto i fili con il filo nero, cuciti come strambalatamente, diciamo, con filo nero. Alla fine lo apro, c'era dentro dei capelli. C'è dentro dei capelli, ho avuto paura, per cui sono andata soccorsa fuori di casa, era mezzanotte. Sono uscita fuori dal cancello e ho chiamato mio fratello. Abbiamo guardato, dice guarda qualcuno che non lo so, scherzo, perché noi non crediamo a queste cose sinceramente. Allora poi abbiamo preso un po' di benzina, l'abbiamo accesa, ma non si bruciava. Si arricciava sì, ma non si bruciava.
E alla fine l'abbiamo buttato dentro un tombino, abbiamo fatto un paio di preghiere e da lì ci siamo attaccati moltissimo alla Chiesa, molto a Dio, molto a Gesù, a Maria, a Suor Faustina. Sinceramente siamo molto chiediamo protezione. L'altro giorno che io frequentavo un corso qui ad Esio con delle ragazze di preghiera, di sera mi sono sentita verso mezzanotte, l'una, così, toccare i piedi. E pensavo che era il mio gatto, allora ho detto, mannaggia, mi tocca i piedi. E ho allungato, senza accendere la luce, ho allungato la mano e non era il micio, ma bensì era un piede di un bambino neonato, piccolo, perché il tallone, proprio ho preso il tallone, ho detto, oddio, chi c'è qua? Questo qui mi ha detto una parolaccia bruttissima, che non so neanche dire, e ho acceso la luce, e da lì non ho mai più lasciato la coroncina addosso, l'ho sempre addosso, notte e giorno, e quando parlo con chiunque penso che mi guarda in un certo modo, mi stringo Gesù, io non so cosa voglia dire. Bene, ha fatto bene, guardate, avere sempre una medaglia addosso, io consiglio tanto la medaglia miracolosa, averla non come portafortuna, ma con fede per ciò che rappresenta, c'è l'Immacolata e dietro ci sono i cuori di Gesù e di Maria, portata con fede ha grande valore protettivo. Portare al collo o almeno in tasca, ma è meglio portare al collo, tanti portano al collo un crocifisso, una medaglia. Ecco, è utile. Volevo dirle, prima cosa, ma un figlio che chiede le chiavi di un appartamento per andarci con gli amici, non mi piace. Sinceramente non mi piace. Io non gliele avrei date. Perché? Un appartamento, se ce n'è bisogno si usa, se non ce n'è bisogno si affitta, comunque uno vede cosa fare, ma c'è il rischio da dire, beh, invita gli amici a casa, che vengano qui, che vengano in casa, che bisogna sé di appartarsi. Poi quegli oggetti trovati indubbiamente sono sospetti e non le nascondo che sono sospetti di essere segni o tentativi di maleficio, perché poi una circostanza che lei ha detto molto vera e purtroppo che succede, che gli oggetti di maleficio stentano a bruciare, anche se sono cappelli, anche se è carta. Io una volta, andando con delle persone che mi aiutavano in un cortile di un istituto religioso, ho bruciato un materasso di crine. Notate quindi, ma ci sono volute delle taniche di benzina? Non si bruciava, proprio c'era, altro che se c'era il legato di un maleficio. Quindi anche quelli, il fatto che i capelli non bruciavano, avete fatto bene a buttarli in un tombino, va bene, ma era un segno, direi, che vi diceva questo qui è qualcosa di non buono. Poi c'è stato solo un tentativo, non sto a dire, però qualcosa di non buono, perché poi il demonio può introdurre le cose. Quante volte mi è capitato di dire a persone che non riuscivano a dormire, che apre il cuscino o apre il materasso e ci hanno trovato della roba che non era possibile trovare, ciocche di capelli, filo di ferro, tanti oggetti, che, e come ci sono stati messi dentro? Per via malefica. Ecco, tante volte è possibile anche questo, ma il fatto che un oggetto non si riesca, un oggetto sospetto, come erano quegli oggetti lì, che non riescono, che facciano molta fatica a bruciare, è un segno che proprio c'era bisogno di distruggerli. C'era proprio il bisogno di distruggerli. Grazie. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Giorgio da Bergamo. Volevo raccontarle un fatto. A febbraio circa ero in un albergo, ero via per lavoro a dormire,
e a un certo punto mi sono sognato di una persona, di un amico che era tanti anni che non vedo e è stato un veggente, ci ha visto la Madonna questo mio amico. Nel sogno ha detto lasciatelo stare, lasciatelo da solo, rivolgendosi a me. In quel momento mi è apparsa poi il viso di una bella donna e gli ho detto chi sei, vai via, ma non riuscivo nel sogno a gridare, mi veniva la voce molto rocca, molto bassa, che questa donna è sparita però ridendo male e al suo posto è apparsa una brutta faccia. E gli ho detto, perché stavo leggendo tutto il suo libro, tutto l'esorcista, e gli ho detto, membro delle sue parole, ho detto, chi sei? Belzebù, il diavolo. Sì. Guarda, in genere i sogni sono fasulli, generalmente i sogni sono fasulli. Qualche volta però ci può essere qualche scherzetto del demonio che ne approfitta per cercare di spaventare. Quando uno si sveglia, o anche lì se ne rende conto, uno invoca il Signore. Gesù, aiutami. Uno invoca il Signore, invoca la Madonna e spariscono subito. Non c'è da darci importanza, perché vengono per spaventare e si riescono a spaventare, raggiungono l'oggetto per cui sono venuti. Se invece uno sa invocare il Signore e infischiarsene, non raggiungono lo scopo che si erano prefissi e generalmente non si fanno più vedere. Se no, si continua con la preghiera, con una medaglia al collo, col segno di croce prima di andare a letto, con un'acqua benedetta. Uno può usare i mezzi che vuole, certamente fondamentale è sempre la preghiera. C'è ancora tempo per una risposta. Prego. Pronto? Pronto? Padre Amort, buonasera, la ringrazio per tutto quello che sta dicendo e gloria al Signore veramente. Le volevo fare una domanda. C'è un gruppetto di preghiera, ogni tanto vado anche io, che va nelle case con la Madonnina, specialmente è andato nel mese di maggio, però in quelle case dove non si prega mai e dove le persone non pregano tanto, non vanno a messa. E le volevo chiedere, è giusto andare in queste parti così? Non, Oh sì, è un grande apostolato. È un grande apostolato, sono nati dei movimenti proprio per andare alla ricerca dei lontani. C'era a Milano un fratello Ettore, un religioso che stava con i poverissimi, con i più poveri, andava sempre in giro per le strade di Milano con una statua della Madonna e quelli che incontrava per strada, li fermava, di subito con me un'Ave Maria, e intonava l'Ave Maria, lì poi era anche abbastanza conosciuto nella città di Milano, e gli venivano tutti, tanto che il Cardinal Martini ha detto di lui, è un eroico evangelizzatore, proprio andare a cercare quelli che in chiesa non ci vanno. È molto giusto, perché molte volte capita proprio questo, che quelli che vanno in chiesa, io ricordo per esempio una parrocchia dove hanno fatto la peregrinazione Marie nelle case. Naturalmente c'era una famiglia che ospitava la Madonna, oppure la mettevano preparando una specie di altarino giù all'ingresso, all'entrata, se c'era lo spazio. E poi si alternavano le famiglie a pregare e anche quelle famiglie che non andavano mai in chiesa a vedersi arrivare la Madonna lì o addirittura dentro il loro appartamento, perché le volte le facevano girare in tutti gli appartamenti, altro che se ci stavano, proprio ci sono queste forme alle volte di apostolato ai lontani che sono preziosissime. Molti, indubbiamente, ci sono dei luoghi di preghiera che sono straordinari. Non le nascondo che Međugorje, altro che
se un luogo straordinario di preghiera, ho in mente il discorso che fece il cardinale di Vienna quando è andato a Medjugorje. Persone che in chiesa non andavano mai vanno a Medjugorje e tornano a Vienna con rosario in mano. Perbacco, trasformazioni vere e proprie. Ma molte volte a dare l'occasione a persone che non pregano, che non vanno mai in chiesa, dare loro l'occasione di pregare, di avere in casa loro un'immagine sacra, eccetera, li smuove, almeno in quell'occasione li smuove e forse c'è da sperare che la cosa continui. Ringrazio lei, ringrazio quanti sono stati in ascolto e quanti sono intervenuti e come mia abitudine do una benedizione di cuore per intercessione di Maria Santissima. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.